Buongiorno a tutti voi gentili amici, bentrovati a questo nostro quotidiano appuntamento con Oltre la cronaca, questo spazio di informazione. Lo apriamo leggendo una notizia apparsa da poco sul sito internet del quotidiano Avvenire e si riferisce al programma del viaggio che Papa Francesco compirà sabato prossimo nell'isola di Lesbo in Grecia. Il titolo: Il Papa pranzerà con i profughi. La prima tappa della visita di sabato sarà il campo dei rifugiati di Moria, dove sono accolti 2.500 profughi richiedenti asilo. Lì Papa Francesco, Bartolomeo I e Hieronymus II saluteranno personalmente circa 250 richiedenti asilo. Nel porto di Mitilene poi la preghiera ecumenica nel pomeriggio. Questo in estrema sintesi il dettaglio del programma del viaggio di Papa Francesco previsto per sabato prossimo. E sempre parlando di Papa Francesco, parliamo ora di ciò che ha detto questa mattina durante la celebrazione a Santa Marta. Papa Francesco ha intervenuto parlando della docilità allo spirito, ha detto: non è la legge che manda avanti la Chiesa, bisogna essere docili allo Spirito Santo, non fargli resistenza, e ha messo in guardia da quelli che giustificano tale resistenza con una cosiddetta fedeltà alla legge. Questo per quanto riguarda la celebrazione di questa mattina a Santa Marta. Occupiamoci ora di un altro argomento, notizia che è stata data come apertura ad Avvenire nell'edizione di oggi di Avvenire, in riferimento alle liceali rapite 2 anni fa in Nigeria da Boko Haram. C'è un aggiornamento, sarebbero ancora vive le studentesse. A rivelarlo sarebbe un video inedito trasmesso dalla CNN in cui compaiono 15 delle 276 liceali, alcune delle quali in seguito riuscirono a liberarsi. Le ragazze parlano in questo video diffuso dalla CNN, dichiarano di stare bene, e comunque è praticamente solo il quotidiano Avvenire oggi ad aver dato notizia con ampio risalto, ricordando i 2 anni appunto dal momento nel quale queste ragazze vennero rapite da Boko Haram. Proseguiamo ora. Per parlare di Europa, parliamo più che altro di immigrazione e continente europeo, il problema immigrazione e le istituzioni europee. Fa molto parlare in questi ultimi tempi la decisione del governo austriaco di erigere una barriera al Brennero di fatto tra i confini tra Austria e Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato delle barriere che stanno sorgendo in Europa come zavorre per l'Europa. Il cardinal Schönborn, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Stampa, arcivescovo di Vienna, ha detto: stiamo mostrando il volto di un'Europa dal cuore duro. Abbiamo in collegamento telefonico padre Duarte da Cugna, che è il segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Ben trovato, padre Duarte. Buonasera, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, la Grazie. situazione è questa di fatto. C'è un'Europa, come ha detto oggi il cardinal Schönborn in questa intervista, che sta mostrando un volto dal cuore duro, ma per contro c'è un'altra Europa fatta anche magari da singoli cittadini che quotidianamente si impegnano perché si mettono a disposizione degli altri. Io sono molto in questo luogo dove lavoriamo qui con il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, è vero che è un posto dove uno si vede tutto quello che accade anche a livello ecclesiale, e non posso non essere commosso dalla quantità di segni, di interesse, di preoccupazioni. Io direi che esiste un'Europa di cuore duro, senz'altro, perché esistono europei di cuore duro, però c'è anche un'Europa di un cuore molto attento e preoccupato. E la solidarietà, l'appoggio attraverso le organizzazioni come la Carisma, anche come lei diceva poco fa, le persone è un segno che c'è una società che non è indifferente. Poi che questa società siano tutti d'accordo con quello che si deve fare, qui possiamo, diciamo, l'Europa non è un'omologata idea che tutti pensano lo stesso, anche perché in ogni paese le circostanze sono diverse. Le dimensioni dei paesi sono diverse, le possibilità dei paesi sono diverse,
le storie sono diverse, le culture sono diverse, però quell'atteggiamento che è cristiano di chi bussa alla porta e essere accolto, io credo che è una preoccupazione che almeno nei cristiani è molto comune. Diciamo che forse il Poi, problema è più politico e burocratico in questo momento. È questo il vero punto dolente dell'Europa e dell'Unione Europea oggi. esiste anche un problema sociale, se possiamo, e culturale. Cioè, non c'è dubbio che l'Europa adesso stiamo vedendo, viene fuori anche per noi cristiani, per i pastori, viene fuori un'evidenza che era più o meno lì, però che forse nessuno si rendeva conto con tanta chiarezza, che questa idea che un'Europa cristiana in cui i valori cristiani sono i valori condivisi da tutti, non è bene per noi. Diciamo. Veramente il bisogno della nuova evangelizzazione d'Europa anche si vede nelle conseguenze, perché se uno non evangelizza, amare il straniero non è una cosa evidente, senza uno sguardo più profondo, più spirituale, che sarà anche più umano in un certo senso, perché i valori umani, i valori cristiani coincidono, però questa idea un po' politica dei valori europei credo che lì è un problema sociale. Poi chiaro, esiste un problema politico, un problema di Certo. coordinazione tra Unione Europea e i diversi paesi, esiste una questione della solidarietà che non soltanto è un principio giuridico e anche politico dell'Unione, che è previsto nei trattati, ma è anche un aspetto religioso, morale, etico, che obbliga poi una certa mossa. E lì c'è molto da fare ancora, c'è molte cose che non sono chiare, ci sono meccanismi che sono provati che non funzionano, che c'è anche tutto un rapporto con quelli che vengono, che arrivano, che forse è troppo burocratico e la gente è gente prima di essere un numero di una qualunque tipo di burocrazia. E quindi lì credo che c'è molto da fare e speriamo che la Chiesa, in quanto cristiani, in quanto persone, continui a fare quello che fa, che è chiamare l'attenzione, di testimoniare, dare l'esempio di un atteggiamento, di un trattamento della gente bene, con cuore, Ok, con umanità. grazie. Grazie a Padre Duarte per questa sua testimonianza e buon proseguimento di giornata. E noi proseguiamo con questo nostro appuntamento di informazione aprendo una finestra sul locale, in particolare sul Veronese. Sognare assieme il nostro futuro, questo è lo slogan, il motto dell'Assemblea regionale Veneta di Confcooperative riunite nel Padovano, e quindi qui mi correggo rispetto al Veronese, per il rinnovo delle cariche. La cooperazione è un valore aggiunto per il Veneto, è una delle molle dello sviluppo e dell'occupazione fino a che non lucra sulle disgrazie altrui. Parole forti, parole pronunciate dal governatore Zaia davanti agli oltre 180 delegati riuniti per l'assemblea regionale di Confcooperative del Veneto. L'attinenza alla cronaca degli ultimi giorni, l'avvio del processo di sospensione di una cooperativa, diventa occasione di discussione. Sì, è una stagione molto intensa. D'altra parte il paese non riparte da solo, non riparte per decreto, riparte per il protagonismo delle imprese, delle buone imprese. La cooperazione ha innervato i territori del nostro paese di buone imprese. Certo, ci sono stati anche degli esempi negativi che noi abbiamo voluto cacciare dalla nostra organizzazione, ribadendo il valore forte della legalità con una serie di iniziative forti, ribadendo che la cooperazione si muove assolutamente nel rispetto delle regole e poi rivendica leggi diverse, leggi migliori, rivendica anche un cambiamento normativo che consenta alle cooperative di fare meglio il proprio mestiere. Nel caso specifico delle banche si è chiusa negli ultimi giorni al Senato con l'approvazione definitiva del Senato della nuova norma bancaria, si è chiusa una stagione intensa di confronto con toni anche accesi, ma che alla fine ha portato a quella che noi giudichiamo un'ottima riforma che consentirà alle banche di credito cooperativo di stare sul territorio, di continuare a svolgere l'azione sul territorio, ma di essere integrati nel sistema rete con la capogruppo, che consentirà sicuramente di dare servizi adeguati, efficienza e consentirà di dare migliori garanzie anche ai soci.
Sono le prime le cooperative a voler fare pulizia e a ribadire delle regole certe, anche se di fatto non hanno potere coercitivo. Possono però allontanare ed escludere dai giochi le cooperative cattive, proprio per non gettare l'onta su quelle buone. Un terreno importante e strategico è e sarà in futuro quello dell'accoglienza e gestione dei migranti, e su questo urgono politiche condivise e collaborazione proprio tra regione, comuni, sistema cooperativo. Vogliamo essere coinvolti nella programmazione dei migranti assieme alle prefetture, ha detto il presidente veneto Ugo Campagnaro, che è stato rinnovato per altri 4 anni. Non si può non prescindere dalla cronaca, buone e cattive cooperative, c'è anche questo. Come dappertutto, noi siamo veneti e italiani, e i veneti sono delle ottime persone, ma anche un po' criminali qualche volta. Noi cerchiamo di dare un indirizzo positivo, di dare quella che è una linea di correttezza dal punto di vista legale, ma anche deontologico e morale. Poi noi non abbiamo possibilità coercitive, la coercizione è dello Stato, degli organi dello Stato che possono inquisire, condannare e portare in prigione le persone. Noi abbiamo solo la moral suasion, quella di dire le strade corrette sono importanti. Normalmente in economia si dice che grande è bello, noi riteniamo che nell'immigrazione il grande sia molto pericoloso. E la sua nuova presidenza sotto che insegna sarà? È quella di creare il gruppo, di far gruppo. Noi siamo malati di localismo, anche noi della cooperazione, le nostre province, i nostri territori, i nostri settori. Il fare gruppo, il fare squadra, la collegialità è un altro nome della cooperazione. Noi crediamo nella cooperazione. Bene, noi andiamo avanti mantenendo lo sguardo verso il Veneto, e per parlare ora di un pulmino per la Monteverde. Di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci voleva proprio un nuovo mezzo per la Monteverde, cooperativa sociale che fornisce servizi educativi, psicologici e sociosanitari ad oltre 50 persone con disabilità nell'est veronese. Un mezzo che si aggiunge al parco macchine indispensabile per un lavoro così prezioso, donato interamente dalla comunità. La cooperativa sociale Monteverde, sul territorio della vallata di Lasi, si è occupata da sempre di persone con disabilità, ancora oggi continua nella sua missione e ha aggiunto nuovi servizi, in particolare rivolti ai minori. Lavoriamo con un importante progetto con 5 istituti comprensivi del territorio, con i quali abbiamo instaurato un rapporto per lavorare con bambini con DSA, difficoltà specifiche dell'apprendimento. Inoltre abbiamo aperto a Vago di Lavagna una nuova sede, un poliambulatorio dove facciamo servizi di consulenza psicologica, di logopedia, di psicomotricità, sempre rivolti ai minori e alle loro famiglie. Ma che cos'è oggi la Monteverde? La Monteverde oggi è una famiglia che è composta da 60 persone con disabilità che sono servite dai centri diurni che hanno qui sede a Badia Calavena e oltre 100 bambini con disturbi specifici dell'apprendimento o con problematiche di vario genere, anziani tramite l'assistenza domiciliare e tutte quelle famiglie che hanno bisogno di servizi di consulenza psicologica in tutto il nord-est veronese. La situazione attuale della disabilità e dei bisogni delle persone a livello psicologico e sociosanitario sono molto cambiati da quando la Monteverde muoveva i primi passi 30 anni fa. Certo è che la bontà degli interventi di questa realtà si sono fatti sentire nel tempo, soprattutto in un territorio quanto mai diversificato che ha nelle comunità a ridosso della montagna orientale veronese quelle più lontane dai servizi istituzionali. Se non ci fosse la Monteverde sarebbe grave, assolutamente, è una testimonianza importante per il nostro territorio. Direi non solo per Badia Calavena ma per tutto l'est veronese, perché quello che loro stanno portando avanti, anche con tanto volontariato che va al di là dei processi istituzionali, dico è molto importante perché va a incontrare quelli che sono i bisogni emergenti. Se non ci fosse un territorio così sensibile per la Monteverde? Si vede che si sono conciliate delle anime in questo territorio, che sono riuscite a sviluppare dei processi virtuosi che vanno a valorizzare il volontariato e anche l'assistenza per i più deboli. Questa è una delle esperienze che dice quanto di buono c'è in un territorio in cui amministrazione, cittadini, energie che ci sono sul territorio riescono messe insieme a dare risposte concrete ai bisogni. Quando si incontrano le volontà tra il pubblico e il privato, le istituzioni e tutti i soggetti che si trovano su un territorio, allora nascono esperienze come questa.
Quindi si lasciano da parte i campanilismi, i pregiudizi e si lavora tutti insieme in una direzione per perseguire degli obiettivi. Questo direi che è un'esperienza pilota, di virtuosa, di connubio, di concertazione tra pubblico e privato, che è riuscita ad essere una testimonianza importante per tutto il nostro territorio, ma credo che sia anche un'esperienza che può essere replicabile in altri territori. E proseguiamo ora parlando di un rapporto promosso dall'Istituto Toniolo e dedicato ai giovani. Nel nostro paese è alto il tasso di 20-30enni che non studiano, non lavorano, non sono autonomi dai genitori e non formano conseguentemente una propria famiglia. Il 2015 è stato uno degli anni peggiori relativamente al peso e al ruolo dei giovani italiani, dati che sintetizzano un quadro negativo come il numero delle nascite che ha toccato il punto più basso nella storia del nostro paese. Stiamo parlando di 488.000 unità. I dati e le analisi del rapporto giovani che è stato presentato, è ancora in corso di svolgimento la presentazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dicevo, i dati e le analisi del rapporto giovani mostrano come l'influenza dei genitori risulti nel complesso maggiore in Italia, più che per esempio in paesi quali Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, sia sul percorso di studio sia per quanto riguarda la parte più propriamente dedicata al lavoro e alla carriera professionale dei figli. Da questa indagine è emerso inoltre una forte critica e disillusione rispetto alla condizione attuale di un paese che offre molto meno di quanto i giovani pensano di poter dare in contrapposizione con quella che è la loro grande voglia di dimostrare quanto davvero valgono. Ma in questo rapporto emergono comunque anche segnali rilevanti, come ha evidenziato, presentando i dati, il professor Alessandro Rosina dell'Università Cattolica, segnali rilevanti di quanto i ventenni siano affamati, per esempio, di occasioni per mettersi in campo con le proprie idee e la propria energia positiva. Da qui è un po' questa la conclusione del rapporto presentato questa mattina in Cattolica. È necessario ripartire non solo per uscire dalla crisi, ma per imboccare con il contributo pieno delle nuove generazioni quello che è un solido percorso di produzione e di benessere condiviso. E dal report dedicato ai giovani passiamo ora ad un altro argomento. Si tratta di un altro rapporto denominato Fuori Campo e proposto da Medici Senza Frontiere. Abbiamo in collegamento Loris De Filippi, Giuseppe De Mola, che è il ricercatore che ha curato questo tipo di indagine e sondaggio. Intanto ben trovato. Sì, buongiorno. Buongiorno Giuseppe De Mola. Che cosa avete analizzato in questo vostro report? Allora, noi abbiamo cercato di analizzare le condizioni di vita di migranti che hanno richiesto asilo in Italia, che sono già rifugiati in Italia e che vivono al di fuori dei centri di accoglienza direttamente gestiti e finanziati dal governo italiano. E cosa ne è emerso? Ne è emerso un quadro abbastanza molto sconfortante in realtà. Sia riguardo alle persone che appunto nel 2015 sono entrate in Italia e hanno chiesto asilo, soprattutto sono entrate dal confine nord-orientale, quindi dalla zona di Trieste, Gorizia, fino a Udine, Trento, Bolzano, fino a Torino, quindi sia queste persone perché appunto quando hanno provato a presentare richiesta d'asilo nelle questure per la mancanza di posti di accoglienza nei centri governativi sono stati costretti in realtà ad aspettare settimane, a volte mesi prima di avere accesso appunto a un posto in accoglienza. Ma le condizioni di precarietà, di marginalità riguardano anche rifugiati che sono in Italia già da anni, che magari non hanno mai avuto accesso a un centro d'accoglienza, o magari invece hanno avuto accesso e sono rimasti anche per mesi in accoglienza, ma che poi quando l'accoglienza è finita per scadenza dei termini si sono ritrovati poi letteralmente in strada, senza strumenti poi per un inserimento sociale effettivo, quindi figli di una situazione abitativa stabile, un lavoro stabile, per cui sono costretti adesso a vivere in questi insediamenti spontanei che sorgono un po' in tutta Italia, da sud a nord, sia in contesti rurali ma anche in contesti cittadini, fino a centro città. Stiamo parlando a nord come a sud. È di fatto una popolazione quasi invisibile, ignorata dalle istituzioni?
Sì, è assolutamente invisibile, infatti appunto da quanto si chiama fuori campo, in questa duplice accezione, fuori campo nel senso di fuori dai centri di accoglienza governativi, ma fuori campo anche invisibili, cioè fuori dalla vista. E ripeto, l'aspetto più, uno degli aspetti più sconcertanti che riguarda anche insediamenti informali che sono presenti nei centri cittadini, penso ad esempio a Padova, per parlare di insediamento nella vostra regione. A Padova ci sono due palazzine dove vivono una settantina di rifugiati, fino al centro cittadino di fronte alla zona della Fiera. In queste due palazzine non ci sono docce, per cui i rifugiati hanno costruito una doccia con delle assi di legno nel giardino, hanno portato un tubo di gomma e si lavano appunto in giardino inverno ed estate. Questo, ripeto, Padova fino al centro cittadino. Certo. Grazie per questa testimonianza, per averci presentato il rapporto che avete illustrato nei giorni scorsi. E buon lavoro e buon proseguimento. Noi proseguiamo con questo spazio e riapriamo la finestra sul rapporto giovani che è in corso di presentazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dovremmo avere in collegamento il professor Alessandro Rosina, che è dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha presentato i dati di questa ricerca e mi dicono che è in collegamento. Professor Rosina, buongiorno e benvenuto a questo nostro spazio di informazione. Grazie per essersi staccato dal tavolo del relatore, quali so era fino a pochi istanti fa impegnato. Ci presenti quali sono le caratteristiche essenziali e che cosa può rimettere, quali sono le cose da rimettere insieme per quanto riguarda i giovani italiani? Sì, buongiorno a tutti. I giovani hanno una grande voglia di voltare pagina, nel senso che hanno avuto crescente consapevolezza negli ultimi anni delle difficoltà oggettive nel realizzarsi, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche nella realizzazione dei propri progetti di vita. Finora si sono trovati schiacciati su una posizione difensiva, ma vogliono assolutamente invece cambiare e buttarsi sulle opportunità, sul migliorare, non difendersi e costruire quindi qualcosa di positivo che li aiuti, che sia incoraggiante quindi nel loro percorso, ma che dimostri anche che possono essere risorse attive, energie vive di cui il paese ha bisogno per tornare a crescere. Prego. È vero che i ragazzi hanno dimostrato una maggiore propensione anche ad adattarsi? Esatto, cioè quello che si sta riscontrando, si sta rafforzando è da un lato la disponibilità ad adattarsi, ma anche l'intraprendenza e quindi la voglia di realizzare cose concrete e positive, ma dall'altra parte voglio essere aiutati poi ad avere successo nel mettersi in gioco e non andare allo sbaraglio e quindi avere una scuola che trasmetta competenze solide e avanzate per vincere la sfida del proprio tempo e dei cambiamenti in atto, un mercato del lavoro che valorizzi il capitale umano e che dia le remunerazioni, quindi anche dal punto di vista economico, dei salari adeguate, perché non c'è solo l'autorealizzazione professionale, ma c'è anche la costruzione poi di solidi percorsi di vita. Poi c'è un paese che deve tornare a crescere, deve tornare a creare opportunità su cui i giovani vogliono famelicamente buttarsi. E brevemente il rapporto giovani-genitori. Il rapporto tra i giovani e i loro genitori. Qual è il ruolo che i genitori svolgono e come condizionano anche i ragazzi e i giovani? Sì, c'è tutto un capitolo dedicato a questo e di un confronto anche con i coetanei degli altri paesi e c'è una situazione di giovani che hanno avuto crescente bisogno dell'aiuto dei genitori per la difficoltà a conquistare una propria autonomia e quindi un aiuto strumentale della famiglia. E c'è una famiglia che è stata incoraggiante anche nel continuare a essere attivi, a sentirsi attivi e comunque a cercare di provarci, però i giovani vogliono andare oltre, cioè conquistarsi un proprio spazio e dimostrare che possono camminare con le proprie gambe e non dipendere troppo a lungo e passivamente dai genitori e trasformarsi da figli a cittadini a pieno titolo di un paese che riconosce un loro ruolo cruciale e importante per mettere in pieno campo le loro potenzialità. Voi avete sintetizzato in un titolo fare felicità e futuro, le tre F per rimettere insieme per i giovani italiani. Esatto, queste tre F quando sono assieme fanno scattare i giovani e li trasformano in energia positiva
e quando sono assieme si vedono i risultati, si vedono le opportunità, si vedono progetti di vita che vengono realizzati e si vede quindi un contributo pieno alla costruzione del proprio futuro e a quello del paese. Quando queste tre F non vanno assieme, quindi i giovani sono ai margini, non sono aiutati ad essere attivi, rischiano appunto di entrare in una spirale negativa che fa abbassare la fiducia nei confronti della società e la visione di un futuro positivo. E noi dobbiamo assolutamente spostare sempre di più i giovani da questa sfera della difesa e della necessità alla sfera delle scelte, delle opportunità, e quindi a rimettere assieme queste tre F per fare in modo appunto che i giovani tornino a essere energia viva che accende speranza nel futuro dell'Italia. Grazie, la lasciamo ai lavori all'ora della presentazione di questo report. Grazie ancora per essere stato con noi e buon proseguimento di giornata. Noi andiamo avanti ancora con una notizia, riguarda le forti diseguaglianze in termini di reddito, istruzione, salute e soddisfazione nei confronti della vita. Si rilevano tra i bambini che vivono in 41 paesi ad alto reddito, quelli dell'Unione Europea e quelli dell'OCSE. Lo segnala un nuovo rapporto del Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF dedicato all'equità per i bambini, una classifica della disuguaglianza del benessere tra bambini che si trovano nelle fasce più basse della distribuzione e quelle nella fascia media. In cima la Danimarca ha in cima questa classifica con valore relativo alle disuguaglianze più basse tra i bambini. Come abbiamo già fatto giovedì scorso, vogliamo concludere questo nostro appuntamento di informazione proponendovi ora uno stralcio, un'anticipazione di quello che vi verrà poi proposto questa sera alle 21 dalla nostra emittente nel corso di una trasmissione di approfondimento dedicata alle pietre scartate, questo è il titolo, e questa sera sarà proposto un intervento del professor Zamagni. Vediamone un breve accenno. Voi sapete che l'economia di mercato nasce in questo paese, in Italia, tra il 1300 e il 1400, e l'economia di mercato nasce ad opera della scuola di pensiero francescana. So che a molti questo dà fastidio, perché molti pensano che cosa hanno a che spartire i francescani con l'economia di mercato. Ma i francescani creano l'economia di mercato per consentire a tutti di poter essere presenti e attivi nella società. Questa è la ragione per cui il francescanesimo inventa la divisione del lavoro. Dicevano i francescani: se noi dividiamo il processo lavorativo in tanti sottoprocessi, possiamo consentire a tutti, anche ai disabili o handicappati, come oggi si usa dire, di essere produttivi, di essere appunto testate d'angolo, per usare il termine di questo convegno. E così è stato. E per i primi secoli l'economia di mercato ha funzionato secondo quest'ottica. Le cose cambiano a partire dal 1600, perché allora, un po' alla volta, l'economia di mercato civile diventa economia di mercato incivile, all'epoca in cui il capitalismo inizia il suo lungo cammino. Tenete presente che il capitalismo nasce dopo l'economia di mercato, e certo i francescani non furono allora contenti di questo. Perché? Perché con l'avvento dell'economia di mercato capitalistico comincia appunto quel fenomeno che giustamente in questo convegno è stato e verrà denunciato, e cioè quello dell'esclusione, che l'attività economica di mercato è solo per i capaci, è solo per coloro i quali sono dotati fisicamente e intellettivamente per dare un contributo in senso produttivo. Ed è così che è nato quel processo per cui soltanto ai più dotati, più produttivi, deve essere consentito di lavorare. Questo per una breve anticipazione di ciò che vi proporremo questa sera a partire dalle 21 nelle pietre scartate, questo intervento del professor Zamagni. Domenica prossima, 53esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, alle 9.15, Papa Francesco celebrerà nella Basilica di San Pietro in Vaticano la celebrazione eucaristica, nel corso della quale conferirà l'ordinazione presbiterale a 11 diaconi. Con questo siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio quotidiano con Oltre la Cronaca. A voi, gentili amici, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.